benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Allora, oggi andremo a provare dei biscotti che loro per l'esattezza li chiamano biscottone della Felling, che potete trovare sul sito di All Supplement e come ben sapete avete il mio codice sconto che gira a 0,10. Allora, sono senza zucchero e sono a basso contenuto di carboidrati. Sono usciti tre gusti e quindi oggi andremo a fare l'assaggio. Allora, io non li vedo proprio morbidi, ma li vedo al tatto già duretti. Allora, gusto cocco, è il primo gusto che ho proprio pescato. Allora, vi dico i valori. Allora, per 25 grammi, quindi biscotto, giusto? Sì, per biscotto, perché in totale è 50 grammi. Allora, per biscotto ha 94 calorie, 4,5 grammi di grassi, carboidrati 2 grammi, è un po' complicato capire qui, polioli 2,5, fibre 4,5 e proteine 7,5. Quindi ovviamente sono dei biscotti proteici. A volte, raga, questi biscotti sono comodi, tipo sbriciolati nello yogurt con un po' di frutta normale con un po' di burro d'arachidi. Sono comodi pure tipo la mattina a colazione quando non avete tanta fame, uno così state a posto. Allora, assaggiamo cocco. Una parte del biscotto andata, persa, eccolo qua. Assaggiamo. Ah no, è morbido. Ma non si sente di cocco. No, si sente ma proprio lontanamente. Però devo dire che è molto buono. Oddio. Devo dire che è un biscotto morbido, non sembrava da fuori, piacevole. È quel biscotto che fa anche tutti e due nel latte, tranquillo, vi prendete quei 15 grammi di proteine con due biscotti, rispetto comunque paragonato ad un biscotto tradizionale. Quindi devo dire la verità che per me gusto cocco molto promosso. Andiamo avanti con il gusto cacao. Eccolo qua. Raga, i valori sono uguali, quindi è inutile che io che ve li dico, cambia giusto un grammo di differenza, proprio una sciocchezza proprio. Allora, andiamo a assaggiare cacao. Ma si sente. Buono, ma preferisco cocco. Non lo so, raga, non mi sente di niente di particolare. Io sento un po' questo dolcificante alla fine. Sinceramente, cacao non mi fa impazzire. Tra cacao e cocco preferisco cocco, quindi se volete provarlo, provatelo, perché non è male, cioè si può mangiare. Infatti io dopo li finirò, cioè no dopo, però nell'arco della giornata, tipo a mattina a colazione mi mangio un paio di questi e li ho smaltiti. Però devo dire la verità che tra tutti, tipo in un prossimo ordine, prenderò sicuramente cocco, ma non cacao, per rendere il concetto. Però devo dire che è buono. Andiamo con l'ultimo, che raga, l'ho lasciato proprio per ultimo, manco a farlo apposta, vaniglia e limone. Io amo, e proprio in generale, il gusto del limone, mi piacciono le creme al limone, tipo c'è una crema sempre sul supplement della Pro Nutrition, gusto cioccolato bianco e limone, che raga, quella crema fa impazzire proprio, è troppo troppo buona. I valori sono sempre gli stessi. Mamma mia, raga, questo si sente proprio di limone. No vabbè, assaggiamo. Ma poi sono pure belli grandi. Più duretto, ma che sia proprio buono. Mamma mia, raga, è buonissimo. Mm.
Siamo proprio qua. Buono. Si sente di vaniglia, ma al limone pure. Infatti penso che da qui si sia capito che primo posto ovviamente vaniglia e limone, troppo buono, lo riacquisterò sicuramente, e anche cocco lo riacquisterò. Non si sente tanto di cocco, però è piacevole. Un altro che secondo me non ne vale la pena è cacao, infatti. Terzo posto. Io spero che anche questo video assaggio vi sia piaciuto, fatemi sapere se voi li avete provati, secondo voi qual è il più buono. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!